Cari amici, in questa settimana sono iniziate le selezioni per il Cerioli's Got Talent. Tantissimi si sono iscritti ai casting e i giudici sono a lavoro per le prime selezioni. Ne vedremo sicuramente delle belle. Ma ora, Alessia, passiamo alle notizie della settimana. Vediamo un'intervista doppia alle maestre delle classi prime della scuola primaria che, al termine del primo quadrimestre, ci raccontano le novità inserite quest'anno. Nome: Alessia. Cati. Cognome: Appiani. Quintini. Colore preferito: rosso. Io viola. Ultimo libro che hai letto: Primi esercizi di lettura di Gagliardini. Il primo libro non si scorda mai di Carla Ida Salvati. Che lavoro fai? Insegnante primaria. Insegnante di scuola primaria. Da quanti anni e cosa insegni? Da 6 anni insegno italiano, arte e storia. Da 11 anni adesso insegno matematica, scienze e geografia. Sappiamo che quest'anno alla primaria è stato introdotto il metodo analogico di Bortolato. Cosa ti piace dell'approccio analogico? Ma sicuramente l'entusiasmo dei bambini, nel senso vedere la spontaneità dell'apprendimento, il divertimento nell'utilizzo dei materiali, la loro gioia negli occhi, penso sia tutto quello che si possa desiderare. Inoltre questa visione d'insieme trovo che rassicuri molto i bambini e lasci soprattutto spazio alle loro interpretazioni. Mi piace perché è un metodo attivo dove i bambini sono protagonisti e costruttori del loro sapere. Poi si sposa benissimo col nostro stile di scuola, con la pedagogia del gratuito senza voti, perché i bambini imparano senza la paura di una valutazione numerica e quindi imparano solo per il piacere di farlo. Alessia, che cosa ti ha dato in più rispetto ad altri metodi più tradizionali? Ma allora, senza dubbio una grandissima rapidità, nel senso che per esempio la striscia d'italiano in cui viene rappresentato globalmente l'alfabeto è molto intuitiva e i bambini la riconoscono davvero in tempi rapidissimi, nel giro di 2 settimane tutti hanno riconosciuto le lettere dell'alfabeto grazie proprio al discorso dell'alto valore d'immagine. Anche il discorso delle cornicette, questo concetto di aumentare l'attenzione e la concentrazione, ci ha portato poi ad avere grandi frutti nell'interiorizzazione della spazialità. I bambini erano subito prontissimi nello scrivere sui quaderni, quindi proprio nell'impostazione della pagina. E poi, il libro di lettura di Pitti, questo nostro amico Pettirosso che ci ha accompagnato nel mondo della lettura, diviso in unità di lettura, ci ha seguiti ed è stato proprio bellissimo perché noi ci siamo immedesimati in lui e proprio come lui ci siamo sentiti pronti per lasciare il nido e spiccare questo volo nel mondo della lettura. Cati, per quanto riguarda l'aspetto matematico, che cosa ti ha convinto? Allora, soprattutto, come detto prima, il fatto che fosse un approccio molto attivo e dove i bambini possono sperimentare. La cosa più bella è che quando viene proposto un esercizio, ogni bambino arriva alla soluzione con la propria strategia. Ed è bello vedere i bambini che condividono e ognuno per la propria strada arriviamo tutti alla stessa meta. Questo è molto importante perché non sono io che insegno loro come arrivare alla risoluzione di un problema e sono loro che spiegano come hanno fatto arrivare col loro ragionamento. Quindi diciamo che noi lavoriamo un po' al contrario, partiamo dalla sintesi e poi andiamo ad analizzare quello che ciascuno ha fatto. Grazie. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. E in questo video vediamo i bambini che stanno lavorando insieme, stanno utilizzando una delle nostre strisce. Qua si stanno concentrando dapprima sulla lettura, che è davvero immediata, e successivamente inizia un percorso dedicato alla scrittura. Ogni coppia di bambino sta creando, diciamo, una nuova tecnica per farsi domande, ripassare, aumentare la concentrazione. E in fin dei conti l'apprendimento deve essere naturale e scaturisce dall'intuizione del bambino.
In questo video vediamo i bambini alle prese con le addizioni. Utilizzando la linea del 20, i bambini riescono a rimanere concentrati e lavorare per tempi anche molto lunghi rispetto a quelli soliti. La cosa bella è che dopo aver fatto diverse addizioni, qualcuno scopre due numeri che messi insieme danno la stessa cifra. E da lì parte tutto il loro ragionamento, quindi per l'addizione successiva non fanno più il calcolo iniziale, ma proseguono direttamente da dove erano arrivati. Per esempio, se fanno 5 più 2 sanno che fa 7, nell'addizione successiva dove c'è 5 più 2 più 3 sanno già fare 7 più 3 uguale 10. In questa parte di video vediamo i bambini che sanno subito individuare la quantità dei dots indicati nella schedina. Accanto ad ogni schedina ciascuno trascrive l'addizione così come la percepisce lui. Per esempio, numero 17, c'è un bambino che mi scrive 10 più 7, un altro bambino mi scrive 5 più 5 più 5 più 2. Questo mi aiuta molto a capire come ragiona e come si approccia alla disciplina. Continuiamo con l'intervista che il nostro inviato ha fatto all'organizzatore di Maturi al Punto Giusto, un evento dedicato ai maturandi che si è svolto sabato 9 febbraio e che ha visto coinvolti alcuni rappresentanti della casa famiglia, che hanno raccontato ai ragazzi la loro esperienza. Sabato 9 febbraio, Gran Teatro Morato. Siamo qui con Davide Guarneri, uno degli organizzatori di Maturi al Punto Giusto. Gli chiediamo che cosa è questa iniziativa. Siamo alla quinta edizione e l'idea di fondo è stata questa fin dall'inizio, rendere visibile il fatto che ogni anno nella nostra provincia ci sono più di 7.000 giovani che completano il percorso scolastico ed entrano nel mondo dell'università, del lavoro, per cui l'evento è organizzato in quattro aree con più di 40 testimoni di diversi campi, il sapere, il lavorare, il servire e il partecipare. I ragazzi possono in una mattinata incontrare almeno 4 testimoni. Abbiamo presenti quest'oggi circa 800 studenti, più di 40 appunto testimoni, 40 animatori ad ogni tavolo, quindi più di circa 100 adulti insieme a loro, tanti insegnanti, le istituzioni, le università, il mondo del lavoro. Siamo davvero molto contenti di questa mattinata. Come trovi questi giovani di cui noi abbiamo delle conoscenze attraverso i giornali, soprattutto per le cose più critiche della loro vita? Qui dentro che aria si respira? Allora, qui non ci sono controlli in questo momento, gli studenti sono liberi senza l'insegnante che debba vincolarli, c'è un minuto di pausa tra un tavolo e l'altro, dando solo una semplice indicazione, tutti si stanno organizzando. Questo significa che quando i ragazzi si propongono motivazioni alte, si propongono significati, i ragazzi ci stanno. Probabilmente non cercano più solo il marketing dell'università o dell'accademia XY che dà loro il volantino, vogliono risposte di senso. Per questo la parola forte forse di questa mattinata è la vita, è l'essere adulti, cittadini a tutto campo. Forse è anche ora di smettere di dire che si diventa adulti a 40 anni. A 19, 20, 21 anni un ragazzo può assumere già molte responsabilità. Grazie. Grazie. Gli studenti delle classi quarte e quinte, martedì 12 febbraio, sono andati in gita a Brescia, alla mostra dedicata al fumetto, dal titolo Per diventare grandi bisogna crescere. Ci hanno raccontato la bella esperienza. Allora, stamattina faremo un'attività strana con i bambini. Faremo lavorare la parte destra del cervello, non disegnando, ma lavorando su tratti e segni, cose che non sono riconducibili a un alfabeto tradizionale come i numeri, come le forme, ma cercheremo di trasformare le parole che sono linea guida di questa mostra, la pace, la guerra, la tolleranza, l'accoglienza, attraverso un alfabeto grafico. Dopodiché descriveremo questi tratti e questi segni con delle parole, perché quello che farà ogni bambino non è né giusto né sbagliato, semplicemente è unico,
E proprio perché è unico, ogni bambino dovrà spiegare quello che ha fatto, in modo che anche tutti gli altri comprendano ciò che ha dentro. E ciò che ha dentro stamattina lo racconteremo non con le parole, ma attraverso segni e tratti, quindi con un linguaggio grafico, oserei dire primordiale. Mancano soltanto i dinosauri e poi ci siamo tutti. Gloria ci legge La guerra, prego. La guerra l'ho fatta proprio così perché la guerra è brutta e crea confusione e rabbia. I cerchi rappresentano? La ferita di tutte le persone che hanno subito la guerra. Bellissima, grazie Anita. Dolore, rabbia, tristezza, solitudine e soprattutto lacrime. Grazie. Legge La pace. Ho disegnato le spirali perché mi ricordano il sole. Da Alessia e Flavio è tutto. Alla prossima settimana. Vabbè. Mi piace il TG Campus. Okay. Vediamo di non finire la batteria della fotocamera. No, magari.